Cari amici, benvenuti in questo video dedicato al Camp Buddy. Siamo all'interno della route di Taiga con Taiga Top. Me l'avete richiesta in tanti, finalmente è arrivato il momento. Mi avete anche detto che Taiga sarà una grandissima spina nel fianco, ma che vale la pena aspettare che migliori perché poi i cambiamenti saranno molto piacevoli per il nostro Keitaro. Tuttavia, prima di arrivare a quel momento, dobbiamo rifarci tutto il gioco da capo perché non lo vediamo dal 2020 circa del momento, quindi di rimetterci un pochettino in pari con i ricordi perché io non mi ricordo più niente. Perciò adesso abbiamo i ragazzi in campeggio, tutti nella stessa tenda, che dormono in posizioni un pochino strane. Ecco, come potete vedere, c'è un piede di Yoichi che è in faccia a Keitaro, per non parlare degli altri ragazzi, ma comunque andiamo avanti. What? Cosa? Yoichi. Eh? Yoichi? Stupid Stai Keitaro. zitto, stupido Keitaro. E vabbè, stanno dormendo tutti quanti. Ma come faccio a svegliarmi così? Qualcuno è sveglio per caso? Vai via, Keitaro è soltanto mio. Oh, io sto ancora dormendo. Anche Natsumi. E Hunter è qui che mi si è appiccicato addosso. Com'è che si sono messi a dormire in queste posizioni assurde? Uffa, non mi posso muovere così. E vabbè. Oh, ci stanno fischiando da fuori. Attention! Ragazzi, è il momento di alzarsi? Get moving! Voglio che siate tutti pronti in 15 minuti. Vi aspetterò tutti quanti fuori, perciò sbrigatevi per favore. Hero! Hiro, sveglia! Uffa! Che è sto casino? Hi there! Oh, lo Scoutmaster Yoshi ha detto di alzarsi. Aww. Ma è così presto, altri 5 minuti, andiamo! Si sta bene qui Come dentro. on, hurry up! Su, su, uno scout deve sempre svegliarsi presto. That sucks! Va bene, va bene. Però ho fame adesso. Oh, Hunter! buongiorno, Hunter. Maybe. Mi sa che è solo mezzo sveglio I'm ancora. hungry. Vado a cercare da mangiare fuori. Qualcuno vuole venire con me, tipo tu, Hunter? E Yoichi dov'è andato? Oh, Ah, sì. Yoichi! Yoichi, è il momento di svegliarsi. You're gonna get in trouble for this. Se non ti svegli, chiamo gli Scoutmaster. Don't touch me. Su, via, non mi rompere. Sto cercando di dormire io qui. Yoichi! Yoichi! Oia, quanto è difficile farlo Could you alzare. do me a favor? Keitaro, fammi un favore, dai. Okay. Va bene? Yoichi? Va bene, forza, sono Give sveglio. me a break. Sapete veramente come rovinarmi la mattinata voi, eh? Wow, ci ha messo poco per una volta. Penso che sia la cosa più breve che abbia mai visto fare al mattino per svegliarsi. Forse dovresti occupartene tu d'ora in poi di svegliare Yoichi, eh? Vabbè, adesso andiamo. Lo Scoutmaster Yoshi ci ha svegliato più presto del solito. Mi domando perché. Ah, beh, sì, in effetti. Oh, Natsumi, perché tutti quanti si stanno preparando per andarsene? Sembra che tutti abbiano già fatto i What's bagagli. going on? Che succede? Se mi ricordo, dovevamo rimanere ancora per un'altra attività del mattino. What a bunch of dweebs! Ma guarda, questi stupidi non sanno neanche cosa sta succedendo. È perché vi siete svegliati troppo tardi? Ew! E guardali ancora con i capelli da letto, tutti spettinati. I've got this planned out. Che peccato, noi ci siamo svegliati molto prima di voi. I'm so fabulous! Per non parlare del fatto che siamo già vestiti. Guarda come siamo tutti in ordine. È ovvio che non sono assolutamente puntuali quanto noi, Taiga. Who cares? Neanche te, Natsumi. Ma che ti succede? Pensavo che tu fossi il miglior scout qui dentro. No! No, non è questo il punto. Stupid! L'incompetenza di Keitaro sicuramente deve essere contagiosa. Oh, chi ha detto che puoi parlare a Keitaro in questo modo? Uomo lupo, di qualcosa. Vabbè, buonanotte, Yoichi, Oh, siete veramente senza speranza. Se fossi al vostro posto, mi sbrigherei a fare le valigie, a meno che non vogliate essere lasciati indietro, gli unici a essere lasciati indietro. I don't Ma understand. non capisco, dovremmo partire tra 3 ore, no? Per caso hanno cambiato il programma? Ha ha! I win! Siamo sempre un passo avanti a voi, non Taiga dimenticartelo. is the best! Grazie a Taiga abbiamo scoperto delle informazioni importantissime It stanotte. must be sad being Buona you. fortuna a farvi la passeggiata fino al Camp Buddy in pigiama. Later, losers! Vado a chiedere agli Scoutmaster perdente, vai. Edward! Edward, Lee! lì, andiamo. Quanto li detesto quei tre. Veramente sono tanto così da gonfiarli di botte. Hero! Hiro! Calm down! No, no, non dobbiamo farci coinvolgere in una rissa. Natsumi! Dai, tu sei bello grosso, Natsumi. Poi noi siamo più di loro. Su, via, secondo me ce la possiamo fare. That's terrible! La violenza non risolve mai niente. Vuoi veramente combattere e nel frattempo andare al loro livello, abbassarti al loro livello? Come Su, uomo lupo, dai, ti vuoi alzare? Non possiamo lasciarli andare via così. E lui dorme, vabbè, niente.
E vabbè, ciao. It's all right. Iro, lascia perdere, non sprechiamo del tempo ad arrabbiarci con loro, su. Oh, lo sai che non posso dire di no a quel tuo faccino, Keitaro. Sorry about that. Vabbè, dai, per questa volta lasceremo correre. But... Però davvero dobbiamo tornare già al campeggio? Pensavo che avevamo passato un po' più tempo qui all'aperto. Maybe. Non lo so, guarda, chiederò agli Scoutmaster appena possibile. Forse perché sta tornando Goro, che stanno tornando anche loro. Attention! Ragazzi, per favore, c'è stato un cambiamento Listen. Di programma. L'attività di questa mattina è stata cancellata. Per chi non si è ancora cambiato e per chi non ha ancora fatto i bagagli, per favore andate a farlo subito. That's all for today. Dobbiamo ritornare al Camp Buddy a breve. Mi dispiace, ragazzi, ma è una questione molto urgente. Spero che possiate capirmi. I see. Ah, ok, allora davvero dobbiamo tornare indietro. Wait a minute. Che strano, però. Di solito non cancellano le attività così all'improvviso, a meno che non ci sia mal tempo. Vabbè, gli ordini sono sempre ordini. Sì, ma mi dà fastidio che Taiga e gli altri lo sapessero prima di noi, no? Però non capisco com'è che Taiga e gli altri lo abbiano saputo prima di te, Natsumi. Sì, infatti, tu sei praticamente il braccio destro di Yoshi, Natsumi. I don't know. Non lo so, ragazzi, mi dispiace. Vabbè, non fa niente. Adesso andiamo a cambiarci così possiamo raggiungere tutti gli altri. That's right. Sì, sì, infatti, meglio non farci lasciare indietro stavolta, eh? Dopo esserci cambiati, siamo andati al campeggio. E che dovevamo fare? Mentre camminavamo, non potevo fare a meno di notare che Yoshi aveva un'espressione seria in volto. C'era qualcosa di serio che stava per accadere? Boh, forse non dovevo ficcanasare troppo. Vabbè, un po' mi fa piacere essere tornato. Too bad. Sì, però volevo esplorare ancora Don't un po'. Worry. Ma non ti preoccupare, Keitaro, sicuramente avremo presto altre attività del genere. Vabbè, dai, guardiamo il lato positivo. Alla fine la mensa è proprio qua, possiamo mangiare tutto ciò che vogliamo. I'm hungry. Non hai idea di quanto ho fame, guarda, dopo tutto quello che abbiamo camminato. Huh? Aspetta, ma quello chi è? Speak up. Dove eravate? Sir. Signor Goro, sei già arrivato? Let's see. Lo sapevo. Hai lasciato di nuovo il campeggio senza il mio permesso. Che razza di Scoutmaster sei? But sir. Ma signore, posso spiegare? Allora, parliamoci chiaro. Goro come design è diventato molto più figo rispetto a come era in Scoutmaster Season. In realtà lo stesso si può dire un po' per tutti, perché i disegnatori sono diventati sempre più bravi. Era un design convincente, ma ora è molto più daddy. Posso you spiegare? Should be ashamed of yourself. Non hai ancora imparato la lezione, Yoshinori? Dad, stop oh, it. Oh, babbo, per favore, non davanti ai campeggiatori. No. Nel mio ufficio subito, Yoshinori. I see. Va bene. Run along now. Ragazzi, per favore, tornate nei vostri dormitori e riposatevi. Dovete essere stanchi per la camminata. See you soon. Il resto della giornata è tutto per voi, perciò cercate di renderlo produttivo, ok? All right. Ok, vabbè, ragazzi, avete sentito? Come on, hurry up. Su, andiamo. È tutto a posto, Natsumi? What's going on? Chi era quel vecchio spaventoso? Infatti, chi è Natsumi? Actually... È il signor Goro Nomoru, è il padre della Scoutmaster Yuri, nonché il fondatore del campeggio. Oh. Ah, è lui che ha dato vita a tutto questo? Well... Non mi ha dato le stesse emozioni positive di Yuri, che è tanto amichevole. Fa paura, Goro. As I was saying... Ogni tanto viene qui a controllare che sia tutto a posto, e ovviamente per vedere anche sua figlia. Sì. Ah, ok, quindi perché stava sgridando lo Scoutmaster Yoshi? I'm really sorry. Non lo so, Keitaro, questo proprio è al di là delle mie competenze. So soltanto che Goro non ha una grande opinione dello Scoutmaster Yoshi. Suppongo che si possa dire che allo Scoutmaster Goro non piace tanto lo Scoutmaster Yoshi, soprattutto non quando gestisce questo posto. But... Ma non capisco, Yoshi è una persona veramente brava e non ha fatto niente di male. What should we do? Per caso siamo nei guai anche noi? C'è qualcosa che potremmo fare? I don't think so. No, Hunter, è una questione privata tra gli Scoutmaster. Don't non worry. Sentiamo niente noi, non dovete preoccuparvene. Ma sei sicuro? Mi Are sembra you tutto sure? molto serio. Sì, anche a me, come se ci fosse qualcosa che sta lentamente cadendo a pezzi. Calm down. Non credo che sia niente di cui preoccuparsi, ragazzi. Adesso concentriamoci su quello che dobbiamo fare oggi. I smell something fishy. Aspetta un attimo, è tutto stranamente silenzioso oggi. Dove cavolo è l'uomo lupo? È lì che dorme. Ah, ok. Ma da quando si è cambiato i vestiti? Dove l'ha avuto il tempo? Anyway. Vabbè, comunque sì, adesso ho fame. Possiamo andare alla mensa, giusto Natsumi? Of course. Sì, 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 è aperta quasi sempre. Sicuramente Aiden aveva già preparato qualcosa di buonissimo. Hey! Vabbè, allora andiamo, venite anche voi? No. No, mi fanno male le gambe, rimarrò qui a dormicchiare. Natsumi! E tu, Natsumi? Oh! Ah no, guarda, io ho delle faccende da finire prima. What? Cosa? Ma è il nostro giorno libero. Take it easy. Dai, Natsumi, dovresti riposarti ogni tanto. But... Ma Yuri mi ha detto di essere produttivo, ti ricordi? Don't worry. Non ti preoccupare. Comunque mi rilasserò appena avevo finito tutte le faccende, cioè mai. Nah. Nah, come ti pare, io e Keitaro andiamo. Hiro? No, aspetta, Hiro. Stavo per farmi scoprire. Perché Natsumi mi sa molte più cose di quelle che vuol dire, ma ancora non le vuole rivelare a tutti. Mm. Perché insomma non è il momento, dai. Che buon profumo viene dalla mensa, lo sento da qui. L'ultimo che arriva è un nuovo marcio. Hey, wait up. Oh, Hiro, aspetta. Che cavolo, anche dopo tutta quella passeggiata è ancora pieno di energia. How many times do I have to tell you?
You're wasting your time. Quante volte te l'ho già detto che stai sprecando tempo? Huh? Where's that coming from? Da dove arriva questa voce? I know I'm wrong, but I just wanted to show the new recruits a good impression. Lo so che mi sbaglio, ma volevo fare una buona impressione sulle nuove reclute. That sounds like... Ma mi sembrano... Enough! You had your chance. Basta, l'hai avuta la tua opportunità. If it wasn't for Yuri backing you up, I would have already gotten rid of you a long time ago. Se non fosse per Yuri che ti difende sempre, ti avrei già licenziato da un pezzo. And then I found out that you and the campers went outside campgrounds without my permission yesterday. E poi scopro che tu e gli altri ragazzi ve ne siete andati così dal campeggio senza la mia autorizzazione? But... Ma io... You're always but this and but that. Sei sempre ma io qui, ma io là. You told me Springfield's batch was going to be the last one. And yet you bring in two more? Mi avevi detto che Springfield sarebbe stato l'ultimo ragazzo, invece ne hai fatti venire altri due? Are you out of your mind? Sei uscito di testa? But they're good boys. They won't be anything like the previous ones, I swear. Ma sono dei bravi ragazzi. Non faranno niente di quello che hanno fatto quelli vecchi, glielo assicuro. If you could just give me one last chance, please. They are really different this time. Un'ultima possibilità, per favore. Sono veramente diversi questi ragazzi. I don't know. If I can trust you again, Yoshinori. Non lo so se mi posso fidare di nuovo di te, Yoshi. You've always neglected everything I ordered you to do. Non hai mai ascoltato tutti i miei ordini, mai una volta. Don't you realize how much trouble you caused with last year's incident? Non ti rendi conto di quello che hai provocato l'anno scorso con quell'incidente? It was such an embarrassment. È stato un imbarazzo tremendo. And based on your recent actions, it seems to me you want to screw things up. All over again. E da quanto mi fai vedere, direi che hai ancora tanta voglia di mandare tutto all'inferno di nuovo. But I promise to keep them, sir. Ma stavolta li terrò a bada, signore. You still won't listen to me. Vedi, non mi ascolti neanche adesso. But sir, please let me have another chance. I want to make up for my shortcomings as a scoutmaster. Ma per favore, ho bisogno di un'altra possibilità. Voglio cercare di fare ammenda per i miei errori da scoutmaster. I've already given you this last chance, but if you're not going to listen to me, I'll be forced to close this camp down for good. Io te l'ho già date tante ultime chance, ma se proprio non mi vuoi ascoltare, alla fine mi toccherà chiuderlo questo campeggio una volta per sempre. This is getting bad. Oh no, che brutta storia. I shouldn't stay here anymore. Non dovrei più stare qui ad ascoltare. There you are, Keitaro. Oh, eccoti, Keitaro. Oh no. Oh no. Keitaro. Oh, Keitaro, ma che ci facevi lì? Hiro. Zitto, Hiro. What's going on? Che c'è? Che c'è? Ti stavo aspettando nella mensa, ma poi non ci sei mai venuto, ecco. Well. E stavo cercando di seguirti, ma smell something fishy. Ma stavi ascoltando qualcuno dalla cabina degli Scoutmaster? Guarda che la mensa è dall'altra parte, per tua informazione. Actually, stavo esplorando. Oh, really? Sì, esplorando, certo. Sei veramente pessimo a mentire, Keitaro. I told you. Lo so benissimo quando mi stai Come mentendo. On. Su, andiamo, dimmi cosa stavi veramente facendo. Oh, che ci fate voi due qui? Scoutmaster Yuri. Oh, Scoutmaster Yuri. You're up to something. Comportamento sospetto. Vi state nascondendo in un posto insolito. Posso spiegare? Io stavo... Deve essere un appuntamento romantico segreto. Huh? Cosa? Wait, it's not what you think. No, no, signora Yuri, non è così che se... No, no. Dai, sto scherzando. Anyway. Comunque sia, che ci fate qui allora? Stavamo soltanto origliando tuo padre, no? Well. No, Keitaro stava facendo delle foto ai fiorellini, tutto qua. Vero, Keitaro? Certo. Keitaro, su via, aiutami, sto cercando di farti una copertura. Oh, dear. Ah, siete partner in crime, vedo, Well... Vabbè, mi sa che devo lasciare le vostre faccenduole private a voi due che siete grandi amichetti. Ma se vi servisse mai un po' di privacy per fare delle cose divertenti, sappiate che conosco un posticino. What? Yuri! Here you go! Vabbè, comunque sia, ti stavo cercando, Keitaro. Vorrei che tu avessi questo. It's your very own journal. You can write anything you want here. È il tuo diario personale, potrai scriverci dentro quello che ti pare. Isn't it a lot easier if you just give us our phones back? Ma se invece ci deste i telefoni? But you won't be able to cherish it as much if you don't write it with your own hands. Ma non puoi voler bene a un telefono come si vuole bene a un diario, perché quello è scritto a mano, con le tue care manine. Just like how Keitaro's camera prints out capture moments instantly. Un po' come la macchina fotografica di Keitaro, che è specializzata nelle istantanee. It feels more sentimental that way. È più sentimentale così, e poi anch'io lo facevo da ragazzina, quindi dovete farlo pure voi. I've been observing you for the past days, and I always see you use your camera to take pictures of anything that interests you. Ormai ti ho osservato un po' in questi ultimi giorni, ho visto che tu scatti sempre una foto delle cose che ti piacciono. You seem to be the kind of person who cherishes
cherishes wonderful memories. Mi sa che sei la classica persona a cui piace conservare i propri ricordi più belli. So he figured it's a good idea to give you this journal. Perciò ho pensato che sarebbe stata una buona idea darti questo diario. Wow. Oh wow. You can attach your photos here whenever you write an entry too. Così potete attaccarci le foto ogni volta che scrivi una pagina nuova. Getting your feelings written down on paper feels much better than keeping them to yourself. Isn't that right? Scrivere i propri ricordi su carta è molto più bello che tenerli per se stessi, no? Yes, I agree, Miss Yuri. Sono d'accordo, Yuri. Thank you so much. Grazie mille, prometto di scrivere tutta la storia del campeggio qui dentro. Oh, oh, posso cominciare con il giorno in cui siamo arrivati? Sarà il mio diario personale del campeggio. Mi fa piacere che ti Run piaccia. Su, adesso andate, rendete la vostra giornata produttiva. Yep. Sì, signora. Hey there. Oh, ragazzi, ciao. Oh, it's bro Aiden. Il fratellone Aiden. You're not but naked today? Ma sei vestito oggi? Bro? Fratellone Aiden. I just finished cooking everything. Guarda, ho appena finito di cucinare per tutti. You really look like a scoutmaster when you have some clothes on. Sembri veramente uno scoutmaster quando sei vestito. Vero? I know, right? Vero? Ooh, since you're here, you two should get some lunch. Oh, visto che siete qui, perché non pranzate? I'm starving. What did you make today? Sto morendo di fame oggi, cosa hai cucinato? You boys are gonna love today's menu. It's fried chicken. Oh, vi piacerà da matti il pranzo di oggi, pollo fritto. You guys better hurry while there's still some left. Sbrigatevi finché non finisce. All right, I'll go fall in line now, Keitaro. Perfetto, Keitaro, mi metto in fila. You know, your friend's really energetic, Keitaro. Ma lo sai, Keitaro, il tuo amico è veramente pienissimo di energie. No one can stop him when it comes to food. Se si tratta di cibo, nessuno può fermarlo. You know? It feels good to see all those campers enjoying what I made. Sai, è molto bello per me vedere che i ragazzi si godono quello che cucino. Aren't you getting tired, Sir Aiden? Ma non sei stanco, Aiden? Actually, it's super exhausting. Sì, sono super esaurito. I have to do laundry after this, you know? Anche perché quando ho finito in cucina devo fare il bucato. And I've gotta wash every bedsheet from all the cabins. Thank goodness this place has washing machines. Devo lavare tutte le lenzuola di tutti i ragazzi. Per fortuna abbiamo le lavatrici. You do the laundry too? Fai anche il bucato? Yeah. Già. Well, you must really love Camp Buddy, Sir Aiden. Deve piacerti veramente tanto il Camp Buddy, Aiden. Well, yeah. I guess I've grown to love this place as well. Sì, alla fine penso di essere cresciuto per volergli bene a questo posto. What do you mean? In che senso? Well, the reason I'm here is because I need that extra income for my studies. Beh, la verità è che mi servirebbero dei soldi in più per pagarmi gli studi. It pays me very well to do all these chores. The more I do, the higher Yoshi pays me. Il fatto è che mi pagano molto bene per fare tutte queste faccende. Più cose faccio, più mi pagano. Wow! You're working so hard so that you can study? Ah, ti stai pagando gli studi, è per questo che lavori così duramente. No, cosa che poi alla fine non è mai accaduta, perché sappiamo benissimo dalla run di Aiden che in realtà lui l'università non l'ha fatta perché si era accorto di poter fare il lavoro che fa senza laurea e che gli riesce molto bene lo stesso. It's kind of ironic, isn't it? I am working on a job. Get a job. Sì, è un po' ironico, vero? Sto lavorando per permettermi di studiare per poi fare un altro lavoro. No, Sir Aiden, I think it's a really inspiring story. Ma no, io penso che sia veramente di ispirazione, invece. Oh, I'm an inspiration now. Davvero, sarei un'ispirazione io, eh? Yeah, you're really amazing, Sir Aiden. Sì, sei veramente meraviglioso, Aiden. Oh, you're too kind. But you know what? I never get that much appreciation here. You really made my day. Però sai che ti dico, sei veramente gentile. Nessuno mi fa mai tutti questi complimenti. Mi ha migliorato di tanto la giornata. Whoops, I think I have to go now. I have to do the laundry. Vabbè, via, voi avete mangiato, io vado a fare il bucato ora. Talk to you again, Keitaro. Ci si rivede, Keitaro. All right, Sir Aiden. Certo, Aiden. Io ero ancora in coda per il pranzo. Forse dovrei prenderci da dei posti a sedere. Vabbè, sembra che tutti i tavoli sono occupati. Let's see. Vediamo. Oh, Seth e Felix, magari potete chiedere loro se vogliono condividere un tavolo. Hello. Ragazzi, ciao. Oh, mi ricordo di te, sei il ragazzo che abbiamo conosciuto ieri, no? Aspetta, come si chiamava Felix? Keitaro. sì, giusto. Keitaro. Allora, come va, Keitaro? Ti serve qualcosa? Well... No, mi chiedevo se io e il mio amico possiamo sederci qui con voi. Sure thing. Ma sì, certo, abbiamo un po' di spazio. Thank you so much. Grazie mille. Vedo che ti porti sempre una macchina fotografica. Per caso sei un fotografo professionista o qualcosa del genere? Oh. No, è che mi piace fare le foto alle cose che vedo, è un po' un hobby. Really? Ah,
Ah sì? Come hai fatto a farla entrare nel campeggio con la macchina fotografica? Actually? Ah, ma no, in realtà ho il permesso. Are you serious? Ma davvero? Ma non pensavo che fossero ammessi i dispositivi elettronici. Mi hanno confiscato il telefono appena sono entrato qui dentro. Whatever. Chiamalo tour di benvenuto. Well? E a me non hanno fatto tenere il laptop. Maybe? Beh, se mi ricordo bene, sono soltanto i dispositivi che possono farti giocare ai videogiochi oppure quelli connessi a internet. This che non sono boring. Permessi. No, infatti non c'è connessione tanto in questo campeggio. Ho provato a loggarmi dalla PSP, ma niente da fare. Seto, sei riuscito a far entrare qui dentro una console da gaming? Ah, ecco perché sei sempre con le cuffie, allora. As I was saying. Non posso farci niente, sai? Mi serve la musica per godermi questo posto. Oh, amici nuovi, Keitaro? Oh. Ah, sì, voi non vi siete ancora conosciuti. Questo è Hiro, il ragazzo di cui parlavo prima. Ciao, Hiro, io sono Seto. Hello. Ciao, io sono Felix. Ah, felice di conoscervi. Actually. Guarda, in realtà l'ho conosciuto ieri per sbaglio, mentre me l'ho perso nei boschi. Oh. Ah, ok, è bello vedere dei nuovi amici. I'm hungry. Vabbè, noi andiamo a mangiare, dai, che far la fila mi ha reso ancora più affamato. Anyway. Sono veramente colpito da come il fratellone Aiden riesce a gestire tutte queste mansioni. In effetti forse questo posto avrebbe bisogno di più cameriere e maggiordomi. Huh? Maggiordomi? Intendi quelle persone che aiutano ricchi? Penso che semplicemente Felix volesse dire che servirebbe più persone ad aiutare Aiden, tipo dei camerieri. Oh. Ah, ok, sì, in effetti, però sai, siamo soltanto in una mensa alla fine. Di solito qui c'è il self-service. Oh. Ah. Anyway. Comunque sia, come mai vi siete iscritti al campeggio voi due? Non lo so, mio fratello mi ci ha iscritto. Let's see. Magari è parte del suo grande schema per tenersi il computer tutto per sé durante le vacanze. È molto bravo a convincere i genitori a fare le cose. I see. Ah, ok, tu Felix? Well... Ma mio padre mi ha chiesto di provare questo campeggio estivo. Mi ha detto che avevo bisogno di starmene un pochino più all'aperto per almeno una vacanza estiva. I don't know. È tutto così nuovo per me. Non ci sono mai stato fuori dal mio palazzo. Huh? Cosa? Non ci vai a scuola? Not really. No, degli insegnanti privati che vengono a casa mia. Seriously? Ma davvero? What? Perché non è normale? Come cosa averci degli insegnanti privati? Nah. No, per caso sei pieno di soldi? Anyway. Comunque sia, mi sa che Felix ed io abbiamo appena finito di mangiare. Adesso torniamo nei nostri dormitori. Settle. Oh, dobbiamo veramente andare, Seto, stavo semplicemente cominciando a orientarmi. It's a secret. Felix, io vorrei soltanto giocare con la PSP. See you around. Vabbè, ci si vede, ragazzi. Thank you so ah, much. Ok, grazie per la chiacchierata. Bye. Ciao. Sì, comunque la risposta è sì, Felix è pienissimo di soldi, gli escono proprio dal naso. E così, Rodi, abbiamo finito di mangiare e siamo andati anche noi al nostro dormitorio. Perché qui le giornate scorrono molto tranquille all'inizio del gioco e Taiga sbucherà presto, sicuro. Oi, oi, che bello che oggi ci possiamo riposare. Non c'è niente di più bello di riposarsi dopo un bel pranzetto. Something's not right. Però mi domando come fai a non ingrassare con tutto quello che mangi. Bah, non lo so nemmeno io, guarda. Oh. Ah, mi sono appena ricordato che devo iniziare il diario che mi ha regalato Yuri, visto che abbiamo del tempo libero. Yeah. Sì, ne hai parlato un sacco mentre stavamo pranzando, quindi immagino che tu lo voglia fare. Nuove reclute. Che fate? Oh, ti sei svegliato. Yoichi, Yuri ci ha regalato un diario. Are cioè, a me l'ha me? Regalato. Ti ha dato un taccuino. Wow, che emozione. Seriously? Sei sarcastico? Lame. Nah, non sono uno che legge né uno che scrive. È roba noiosa ed è uno spreco di tempo. Grazie, Yoichi, molto bello. I'm so excited. Ma no, guarda che scrivere può essere molto divertente. Pensa a tutte le cose che posso scrivere in questo diario. Yuri mi ha detto che ci posso anche attaccare le foto. Ma guarda, l'unica volta che userei una penna sarebbe per disegnare dei baffi su Mister Perfettino mentre dorme. Che ci vuoi scrivere in quel diario? Non dirmi che vuoi scrivere delle storie folli come quelle di quella pazza well... di Yuri. No, pensavo di scriverci dei miei ricordi qui dentro, qui al Camp Buddy. Huh? Ah, quindi parlerai anche di me? Yeah. Sì, perché no, Yoichi? Don't be stupid. Beh, spero che tu non ci infilerai quella brutta foto che mi hai fatto. Wolf boy. Ottimo, uomo lupo. Keitaro, perché non ci metti proprio nel primo giorno quella bella foto? Yeah. Oh, testa rossa. Hi there. Oh, ciao ragazzi, sembra che vi stiate tenendo impegnati. Natsumi. Ciao Natsumi, Yuri ha dato a Keitaro un diario. Oh. Un diario? Anche Hunter ha qualcosa del genere, mi sembra. Actually? Non è un diario, Natsumi. Quello che hai visto prima è un libro che leggo spesso e volentieri. That's great. Vabbè, anche i diari sono belli, Keitaro. È veramente un modo espressivo veramente bello per scrivere le proprie emozioni, qualunque esse siano. Oh. Sì, sembra utile, forse dovrei farmi dare uno anch'io. Hmm? Cosa ci scriverai, Keitaro? Well...
Non lo so, mi date una mano voi? Forse dovrei scriverci qualcosa su... sui bei momenti passati con i miei cari amici. Sì, sì, infatti, scrivi dei bei momenti passati con me. Sarà facilissimo scrivere un sacco di pagine se penserai a me. I was thinking the same thing. Guarda, pensavo la stessa cosa. Pensavo di scrivere di tutti i bei momenti passati tutti insieme, non solo con te. We should go now. Ah, vabbè, adesso che Kate l'ha deciso, penso che dovremmo dargli un po' di spazio. Altrimenti staremo qui a distrarlo. Ma no, no, ragazzi, state qui così mi aiutate a cominciare. No problem. Va bene, Kate. Io volevo pattugliare un pochino, però... I'll see you around. Vabbè, chiamatemi se avete bisogno di me, ok? Bye. Vabbè, in realtà devo andare anch'io, Keitaro. Devo finire quel libro prima di dormire. Vabbè, nemmeno io ho niente da fare. Catch via. You later. Vabbè, vado fuori e mi diverto, eh? Oh. Oh, ma se ne sono andati via tutti. vabbè, volevano soltanto che tu ti concentrassi sulla scrittura. Anyway. E a proposito, devo andare anch'io. Guarda, mi dispiace, ma mi devo fare una doccia. Mi sento tutto un prurito da quando abbiamo fatto la nostra camminata. All right. Va bene, allora comincio a scrivere io, perché la doccia io non la faccio neanche per principio. See you later. Vabbè, Keitaro, divertiti. Let's see. Vediamo un po'. E fu così che Keitaro okay. scrisse per la prima volta nel suo diario. Come comincio? Potrei scrivere qualcosa tipo in giorno numero uno. E qui parte il minigame che abbiamo già visto tante volte, in cui bisogna scrivere le parole, ma questa parte possiamo anche skipparla perché l'abbiamo fatta miliardi di volte. Poi questi punti, per chi non se lo ricordasse, si possono utilizzare per comprare le immagini zozze di Keitaro che fa cosacce nella galleria. In realtà io questa cosa non l'ho mai fatta, ma volendo si potrebbe anche leggere il diario di Keitaro una volta finito il minigioco. Infatti qui dice: io e il mio migliore amico Hiro finalmente siamo arrivati al Camp Buddy per trascorrere l'estate. È stato molto figo vedere questo posto di persona. Siamo stati accolti in maniera molto gentile da uno scoutmaster, Yoshinori. Ci ha fatto sentire veramente a casa quel campeggio e sembra amare molto il suo lavoro. Abbiamo anche conosciuto dei nuovi amici come Natsumi, un ragazzo molto responsabile che ci ha fatto fare un giro del campeggio. Poi Oichi, un ragazzo molto chiassoso ma comunque a posto, a cui piace giocare, e poi Hunter è un ragazzo carino, timido, che ama molto la lettura. Appena li ho conosciuti ho capito che mi sei divertito tanto con loro. Dopo un bellissimo party di benvenuto abbiamo parlato anche delle regole del campeggio, che sono un po' le linee guida che bisogna adottare per stare qui. Ero molto emozionato e ho anche conosciuto la mia counselor, ovvero la signora Yuri, una ragazza simpatica e divertente a cui piace veramente immaginare me e Hiro a fare cose. Comunque ho conosciuto anche Aiden, che è lo chef e anche il tuttofare qui al campeggio. Tuttavia la giornata non è stata proprio perfetta. Ho conosciuto un ragazzo con i capelli a punta che si chiama Taiga, che a quanto pare mi disprezza parecchio, e anche i suoi amici Edward, che è un tipo molto sarcastico, e Lee, che è un tipo molto nerd e mi disprezzano parecchio. Ma lo sapevo che non volevo lasciarmi intimorire dalle loro parole, perché sono venuto qui al campeggio per farmi dei bellissimi ricordi e non vedo l'ora di vedere che cosa mi attende. Tuttavia questa pagina è in contrasto con ciò che dice Keitaro dopo aver fatto pace con Taiga, ovvero che non è mai riuscito a fare una foto di Taiga perché aveva paura di prendersi le botte nel caso in cui l'avesse fatta. Invece questa sembra proprio una foto di Taiga, Edward e Lee, ma che ci vogliamo fare, ogni tanto qualche piccola incongruenza nei giochi può capitare. Vabbè, per oggi mi sa che ho finito. Ha finito talmente tanto che è passato tutto il pomeriggio, infatti. Cosa? Ma è già sera? Ma quanto ci ho messo a scrivere? Ho completamente perso traccia del tempo. Keitaro, hai finito? Yeah! Sì? Wow. Beh, ero andato fuori a prendere qualche snack, visto che mi stavo annoiando ad aspettarti. I'm sorry. Scusa, mi stavi aspettando, mi dispiace. Ho provato a parlarti, ma eri così concentrato con quello che stavi facendo che mi sa che non potevi sentirmi. Really? Davvero, caspita. No, non ti preoccupare, Keitaro, perlomeno adesso è finito. How's it going? Allora, hai finito di scrivere, Keitaro? Ce l'hai messo di tempo, eh? Yeah. Eh sì, oh. Eh. Oh, a proposito, ma che indossi, Natsumi? Oh. Ah, questa è la mia fascia per tenerci tutte le medagliette che ho vinto. La stavo giusto mostrando a Hiro poco fa. Seriously? Davvero te ne sei accorto soltanto adesso, Keitaro? Guarda che ce l'ha da quando siamo arrivato, la mette sempre sull'uniforme. Ah, davvero? Comunque sia, Keitaro, non ci puoi credere quante spillette, badge, come li vuoi chiamare, ricami si è guadagnato. Ce n'ha tipo più di un centinaio. Beh, 145 per la precisione. Me ne mancano soltanto 5 per avere tutti quelli esistenti. Wow, complimenti, sono veramente wow. Tanti. Sì, ormai infatti non mi stanno più sulla fascia. Mi sa che mi servirà una fascia più grande. Come te li sei guadagnati questi badge? Beh, la maggior parte durante le nostre attività. Gli scoutmaster osservano tutto quello che facciamo. Se facciamo un buon lavoro potremo essere ricompensati con queste spillette. Isn't this exciting? È per questo che mi piace collezionarle. Sono una prova del mio valore qui al campeggio. That's so cool. Ma che figata, Natsumi. Really? Davvero, Keitaro? Yeah. Sì, lo Scoutmaster Yoshi deve essere molto fiero di te. Eh sì, ecco perché ti lascia sempre al comando. Well, a dire il vero, collezionare questi badge e queste spille è opzionale. But... però mi ricordo che Yoshi ci ha un po' incoraggiato sempre tutti a collezionarli per il nostro sviluppo intellettivo.
Sfortunatamente nessuno prende tanto sul serio questa collezione, in realtà. Ma sei l'unico che ha tutti questi spille? Oh! No, penso che anche Hunter e altri ragazzi ne abbiano qualcuna. Se mi ricordo bene, Hunter ne ha prese due ultimamente. Quella del lettore e quella della persona che si comporta bene. Kinda? Sì, è Hunter. So... Quindi tu li hai presi anche tu, quei badge, Natsumi? Yeah. Sì, that's right. Ma sì, non serve sempre che tu compia una missione specifica. A volte basta avere requisiti generici e te la danno lo stesso. Sounds fun. Anch'io vorrei cominciare a collezionare le mie spillette, allora. Sembra divertente. Are you kidding me? Ma che te ne frega, è soltanto un pezzo di stoffa cucito sulla maglietta. Huh? Oh, io adesso che problemi hai, uomo lupo? Don't be stupid. No, sto soltanto dicendo la verità. Quello Scoutmaster fa sembrare tutto strano. E poi non ci dà nessuna ricompensa tangibile. Come a parte on. Quelle spille. Ovvio, non essere così negativo, Yoichi. È un trofeo che ti sei guadagnato con il duro lavoro. Non è bello vedere tutti i tuoi trofei? Ma figurati, uno spreco di tempo, guarda. Please. Ovvio, lo sai che il budget non è limitato. È stato Scoutmaster Yoshi a farli tutti a mano questi badge, lo sai? È veramente gentile da parte sua fare questa cosa. Li ricama tutti a mano uno per uno. Ah, chi se ne frega. Tanto non li colleziono, Keitaro. E non dovresti farlo nemmeno tu. È una cosa patetica per farci sentire tutti un po' meglio. Yoichi, dovresti essere almeno grato del fatto che lo Scoutmaster Yoshi prova a fare qualcosa di bello per ricompensarci dei nostri sforzi. Oh, really? Secondo me stai semplicemente inventando delle scuse per il fatto che sei super pigro, uomo lupo. Shut up! Stai zitto, testa rossa. Tu ti meriteresti la spilletta per il più noioso. Oh no, di nuovo litigare, devi dire qualche cosa. Secondo me dovresti collezionare queste spille anche tu, Yoichi. Don't be stupid. Quante volte devo dirtelo che non ha senso? Whatever. Oh vabbè, non ha senso che mi spieghi con voi, guarda. Oh, so è sempre a fare così e andarsi nel mezzo delle conversazioni. Hero. Ma non prendere troppo sul serio, well. Io davvero. Ma secondo me Yoichi piace la nostra compagnia. È che secondo me ha qualche difficoltà a stare con noi. Don't worry. Ma non I vi preoccupate this. Per lui, ci vado io a parlare. That's too bad. Io che pensavo che tu e Yoichi finalmente steste andando d'accordo. Ma non lo so, a volte si diverte veramente a farmi saltare i nervi. Ma non è che lo detesto, è soltanto fastidioso. E un po' gli piace. Maybe. Forse Yoichi ha qualche difficoltà a esprimersi correttamente. Wow. Un pochino ce l'ho anch'io. What? Cosa? See you later. Vabbè, niente, io vado al bagno, ciao. Something's not right. Ma che strano, ma tutti quanti stanno nascondendo qualcosa? Hello. Ciao. Oh, ciao, mi hai fatto venire un colpo, Ante. I'm sorry. Scusami, è che ho sentito la vostra conversazione. Really? Ah, davvero? Aspetta, ma per caso eri qui? Sì, da tutto il tempo, non me ne sono mai andato. Is it okay? Volevo chiederti una cosa, voglio dire, se non sei troppo impegnato. Beh, già questa è una domanda, quindi well, parliamo, dai. I'm sorry. Oh, sì, hai ragione, effettivamente. Ma dai, ti sto soltanto prendendo in giro, Hunter. Sei così a disagio, su via, rilassati un pochino. I don't know. No, è che a volte veramente faccio fatica anch'io a esprimermi a parole. Ogni volta che dico qualcosa sembro strano. Don't worry. Ma non ti preoccupare, davvero, siamo tutti amici. Puoi semplicemente essere te stesso con me. A dire la verità, non ho mai pensato che tu fossi un tipo strano, Hunter. Actually. Anzi, il fatto che io vorrei sempre unirmi alle conversazioni, come prima quando parlavate delle spillette dei badge. But... Ma mi sentivo a disagio, non sapevo come entrare nel discorso e tutti quanti avete cominciato a urlare l'uno con l'altro. Prova a fare un bel respiro e rilassarti ogni volta che ti senti ansioso, ok? Ok, tipo That's così? Great. Sì, così. Ah, ok. Hunter, di che mi volevi parlare? Well. Ma no, il fatto che volevo mostrarti una cosa, se per te va bene. Sure. Ma sì, certo, che cos'è? Hey. Ho disegnato... vabbè, buonanotte. Prendimi se ci riesci, prendimi. Yoichi, ridammele. If you say so. Ah, come vuoi. Thank you. Grazie. Sì, no. E vabbè. Natsumi, che succede? È imbarazzante da dire, Keitaro. Stavo cercando di evitarlo, ma poi sono finito nella lite e... Vabbè, insomma, è andato in bagno, ha cominciato a prendere la biancheria sporca e... Natsumi, metti in fila due parole. Yoichi ha in mano le mutande di Natsumi. What are you waiting for? Che c'è, Natsumi? Sei già senza fiato? Hey. Oh, ragazzi, guardate queste mutande. È una cosa da studente delle medie, su via, ci sono delle stelline sopra, ma dai. E vabbè, Natsumi è imbarazzatissimo, Yoichi ride. Hey, stop it! Molto maturo da parte tua, Yoichi. Come on. Su, ridammele. Hey! Oh, chi li ha presi i miei vestiti? E vabbè, indovinate chi è stato. Non è colpa mia se li ha lasciati tutti per terra. Don't be stupid. Voglio dire, mica devi fare lo striptease ogni volta che devi andare in bagno, sai? Why you? Sei stato tu, uomo lupo. Ready for another prank? Beh, prenditi queste invece. Yoichi! E le mutande di Natsumi finirono in faccia a Hiro. Oh, mi dispiace tanto, Hiro. Why you? Come hai osato? Per me sei morto.
Vabbè, ciao. Please be quiet. Per favore, ragazzi, cercate di fare piano. Gli Scoutmaster ci sentono, finiremo nei guai. Hero? Hero, non lanciare i cuscini in giro, li ho appena puliti. Hey! Ehi, uomo lupo, è stato lui a cominciare. Keitaro, dire uomo lupo di ridarmi i miei vestiti. Zitti un po' tutti, per favore. E che cavolo. That was amazing. Keitaro, ma sei bravissimo a fermare le faide. È che ho panicato. Stupid. I tuoi vestiti sono tutti dietro la porta del bagno, testa rossa. Fai veramente schifo, non l'hai manco visti. Well... Beh, tu non avresti dovuto prenderli. Ma me l'ammetto comunque, fate abbastanza ridere tutti quanti. Sì. Ma sì, ridiamo tutti insieme per una volta. Vabbè, non ci si annoia mai con questi ragazzi intorno, sono tutti così divertenti. Però mi sembra di star dimenticando qualcosa di importante. Comunque sia, è bello poter passare del tempo con tutti così. E se quello che ho sempre sperato di fare. Che bella nottata che ci aspetta. Buonanotte, Keitaro. Tanti problemi stanno per arrivare. Buongiorno a tutti quanti. Vi siete riposati adeguatamente? No, per nulla. Testa rossa russava troppo forte, perciò lo sentivo anche mentre dormivo. Oh, falla finita, uomo lupo. Non voglio rovinarmi la giornata appena sveglio. Oh, ma vi siete già svegliati, ragazzi. Scoutmaster Yuri. Buongiorno, signora Yuri. By the way. Lo Scoutmaster Yoshinori oggi non è in servizio, perciò me ne occuperò io di voi da adesso. What's going on? Posso chiedere come mai è assente oggi, signora Yuri? Don't worry. Sta gestendo una cosa molto importante che riguarda l'organizzazione del campeggio, ma tornerà domani, cioè a farsi riempire di botte da Goro, non lo so. Comunque sia, mi ha chiesto di preparare delle attività per tutti voi oggi e vorrei che tutti quanti vi cambiaste e foste pronti nella prossima mezz'oretta. Una volta che siete tutti pronti, ci vedremo qui fuori. Pretty please. Tutto a posto? Tutto chiaro? Sì, signora. See you soon. Allora voglio vedere i vostri bei faccini pronti e freschi per la nostra giornata e l'attività di oggi, ok? Avete sentito, Yuri? Avete 30 minuti di tempo prima che l'attività cominci. Che strano che Yuri si metta a rimpiazzare lo Scoutmaster Yoshi così. Mi domando se c'entri qualcosa con ciò che ho sentito ieri. Spoiler, mi sa proprio di sì, Keitaro, Forse quello che ha detto Taiga è vero? Spero di no. E Taiga è sempre a rompere, ogni tanto ci azzecca per forza per la legge dei grandi numeri. Oh, siete tutti già arrivati, ok? Molto bene. Oggi è un giorno molto speciale, qualcuno sa perché? Scoutmaster Yuri. Oggi è il giorno della natura, Scoutmaster Yuri. That's right. Esattamente. What? E che accidenti sarebbe il giorno della natura? Give me a break. Ma sarà qualche cosa che si è inventato lei per farci fare qualcosa a caso su... No. Ma no, Yoichi, l'abbiamo festeggiato anche l'estate scorsa, non ti ricordi? I've read about this before. Penso di aver letto qualcosa al riguardo in qualche articolo. I have an idea. Per mostrare il nostro supporto al giorno della natura, ci dedicheremo a delle attività che siano a basso impatto e siano amichevoli per l'ambiente. Per esempio possiamo cercare di ripulire un po' i giardini oppure assicurarsi di ripopolare la foresta. Oh, isn't this exciting? Dai, sarà emozionante. Lame. Ma no, figurati, non lo faccio, che imbarazzo. Catch you later. Vabbè, ci si vede, io torno a dormire. Assolutamente no, signor Yukimura. Ho chiuso tutti i dormitori per assicurarmi che nessuno tornasse indietro, per fare in modo che tutti contribuiscano equamente a questa attività. Oi oi. You need to try harder. Ci sono tante cose da fare qui fuori, usate l'immaginazione, su via. Hey! Vabbè, dai, potrebbe essere divertente, mi piacerebbe piantare dei semini. Un po' di giardinaggio lo so fare. Natsumi, reporting for duty. Io mi metterò a pulire, invece. Mi piacerebbe fare una bella pulizia di tutti i campi qui. That's the spirit. Bravi, questo è lo spirito giusto, Natsumi e Hiro. Sono felice che abbiate voglia di cominciare le attività. Tutto quanto quello che c'entra con la natura sarà assolutamente incoraggiato oggi. Yeah, sure, whatever. Sì, allora andrò a baciare un albero. Keitaro? E tu, Keitaro? Qualche attività per oggi? Io vorrei... aiutare qualcuno a fare qualcosa perché non mi viene in mente niente di meglio. Andrò a scattare foto della natura. Yuri? I'm impressed. Che idea creativa, Keitaro. Le fotografie naturistiche sono un hobby veramente interessante. That's the spirit. È ovvio che tu voglia catturare e immortalare le cose che reputi più belle in natura, giusto? Sì, signora. Run along now. Va bene, allora vai, Keitaro, finché c'è ancora la luce molto, molto intensa. Don't wander off too far. Ma stai attento, non ti allontanare troppo dal campeggio, ok? Thank you so much. Grazie, signora Yuri. See you soon. Il resto è libero da andare a cominciare la propria attività adesso. E immagino che ci beccheremo con Yoichi. Immagino che anche lui sia in box. Cheese. E Ok, bella foto. Let's see. Vediamo che altro posso fotografare adesso. Oh, ma c'è qualcuno seduto sotto quell'albero. Huh? Ma no, quello è Hunter. Ah, pensavo che avrei beccato Yoichi, invece ho beccato Hunter. Vabbè, è lo stesso. Ma sembra che sia impegnato a fare qualcosa. Maybe. Forse devo andare a vedere che sta combinando. Hunter! Ciao, Hunter. Keitaro. Oh, Keitaro. Che fai qui? Actually? Sto facendo la nostra attività per il giorno della natura. Oh! Ma davvero, ma cosa... Oh! Wow, you drew that? That looks amazing! Wow, è tuo quel disegno, ma è fantastico! Really?
Thanks. But it's just a sketch. Ti ringrazio, ma è solo uno sketch. A sketch? It looks complete to me already. Ma come sketch? Sembra perfetto. That looks super cool. I didn't know you could draw. È bellissimo, non sapevo che potessi disegnare così bene. Well, aside from reading, drawing's one of my favorite hobbies. Beh, a parte leggere, anche disegnare mi piace molto, sono io anche. How come you didn't tell me before that you draw? E perché non me l'hai detto prima che sai disegnare? Perché te lo voleva dire, ma poi è arrivato Yuichi con le mutande di Natsumi. I wanted to show you my drawing last night. Era quello che volevo fare ieri sera. Oh yeah. Ah. You suddenly disappeared last night. Ma poi sei sparito all'improvviso. I knew I was forgetting something last night. Ecco cosa mi stavo dimenticando ieri sera prima di dormire. Povero Hunter, tutti ti dimenticano. I'm sorry about that. Scusa. Everyone just suddenly barged in. È che improvvisamente si sono messi tutti a litigare. It's all right. Non ti preoccupare. I wanted to show it to you privately anyway. Comunque preferivo mostrartelo in privato. Are you shy to show it to everyone? Ti vergogni un po' a mostrarlo a tutti? I mean, it's really amazing what you can do. Voglio dire, è molto bello quello che sai fare, eh? I don't want to. È che non voglio mostrarlo agli altri. They might not be as interested as you are. Non penso che sarebbero interessati quanto te. But I knew you'd be interested, since you like taking pictures. Ma ho capito che a te magari sarebbe piaciuto vedermi disegnare, visto che sei un fotografo. It's almost the same thing, I think. Sono due cose molto vicine, secondo me. But drawing something with your own hands takes more skill than just taking pictures of things already there. Sì, ok, però guarda che fare un disegno da zero è molto più impegnativo che fare una foto di qualcosa che già esiste. You know, you might even earn a badge with that skill. Secondo me potresti anche meritarti una spilletta, un badge per questa cosa. You really think so? Davvero? Yeah. Ma sì. I'm sure if everyone finds out how good you are at drawing, they'd be so impressed. Secondo me, se facessi vedere a tutti quanto sei bravo, sarebbero tutti molto colpiti. I wish I knew how to draw like this too. Ah, piacerebbe anche a me saper disegnare così bene. It's not that difficult, Keitaro. Ma non è così difficile, Keitaro. If you want, I can teach you how. Se vuoi ti insegno qualcosa io. And I have more sketches to show you back at the cabin that you might like. E forse ho anche degli altri disegni nel dormitorio che ti potrebbero piacere. Oh, and I can try drawing your face too if you like me to. E potrei anche farti un ritratto se tu ne avessi voglia. It won't take long. Non mi ci vorrebbe tanto. Take it easy, Hunter. Con calma, Hunter. I'm sorry, I just got really excited. Scusami, mi sono fatto prendere dall'emozione. It's just that I really don't know anyone who appreciates the things I can do. È che nessuno le apprezza le cose che so fare. That's why I'm here, Hunter. Ma ci sono io adesso, Hunter. I'm your friend. Siamo amici. Don't forget that no matter what. Non dimenticare, lo saremo sempre. Show me your drawings again when we get the chance, all right? Appena puoi fammi rivedere qualche altro disegno, ok? I promise I'll draw a good portrait of you one of these days. Ti prometto che un giorno ti farò un bel ritratto, ma non in questa run. You don't have to. Ma no, non ti preoccupare, devo pensare a Taiga, volevo dire. È stata la prima volta che ho visto Hunter così emozionato per qualcosa. È veramente un tipo divertente con cui stare. Vederlo così allegro me lo fa sembrare ancora più carino. Mi sa che ha soltanto bisogno di un po' di tempo per conoscere meglio le persone. Spero che impari ad aprirsi un pochino di più a tutti, proprio come ha appena fatto. Vabbè, direi che le attività di oggi sono finite allora, eh? Decisione arbitraria di Keitaro, che è stato fuori 5 minuti, però è già tramontato il sole, che gli vogliamo dire? Very good! Congratulazioni ragazzi, il nostro giorno della natura al campeggio è stato un successo. I'm so proud of you. Sono molto fiera di voi per aver lavorato duramente e aver preso questa attività così sul serio. Mr. Hamasaki. Il signor Hamasaki ha fatto un ottimo lavoro a pulire tutto quello che c'era. Mr. Akiba. E il signor Akiba invece ci ha anche dato un bel giardino nuovo pieno di verdure proprio accanto al bar. E anche il signor Springfield e il signore Yukimura hanno espresso molto bene il loro talento. Mr. Nagame. Anche tu, Nagame, hai fatto un eccellente lavoro, hai aiutato moltissimo i tuoi amici. What a relief. Sono molto felice di sapere che vi siete divertiti tutti quanti. Ma dove erano Taiga gli altri oggi? Run along now. Adesso per favore andate a lavarvi, così possiamo vederci tutti insieme per la cena. Yeah, right. Ah, ecco, infatti, non ci ha menzionato proprio noi, eh. E infatti mi chiedevo dove fossero, è stata Yuri allora che li ha dimenticati. That is true. Esatto, io che ho preso così tanti fiori per fare quell'assortimento estivo. I don't have time for this. E la tesi di 65 pagine che ho scritto su come salvaguardare gli alberi, anche quella non è piaciuta allora. It's not there. Ah, su via, lo sapete che qui sono tutti fissati con Keitaro, andiamo e basta. I'm hungry. Oh, finalmente si mangia, ho tantissima fame dopo tutto quel lavoro nei campi. Io vado avanti ragazzi, non, poi non date la colpa a me se la pizza finisce. Non se arrivo prima io. Hey, stop it. Oh ragazzi, almeno fatemi una doccia prima di andare a mangiare. Però ho fame anch'io. E vabbè, niente, non niente doccia allora. Keitaro? Tu Keitaro, te la fai una doccia? Sì, forse effettivamente mi andrebbe. Ok. Oh, bravo, non te la fai da quando sei arrivato, direi che è proprio il caso. Allora ci vediamo tutti nella mensa, eh? Ok. Va bene, Natsumi. Ah,
Oh, è stata proprio una bella giornata oggi. Arriverà sicuramente Taiga a rompere, perché mi pare di ricordarmela questa cosa. Mi sa che dovevo scrivere qualcosa sul diario finché mi ricordo bene tutto quanto. Move it! Oh, ragazzi, guardate, hanno lasciato la porta aperta. Entrate! Eh? Oh, quella voce. Uffa, ma perché il nostro bagno improvvisamente è senza acqua? Yuck! Proprio quando avevo bisogno di lavarmi il viso, mi sento così sporco. Mi sa che non hanno pagato in tempo le bollette. Don't even think about it. Oh, su, zitti. Siamo qui soltanto per una doccia veloce. Non voglio che ci vedano mentre usiamo il loro bagno. Taiga, c'è qualcuno dietro di te? Hello? Keitaro. Oh, guarda un po' chi c'è. La fatina buona Keitaro. What? Che ci fate voi qui? Non ci hai sentito? Abbiamo bisogno del bagno perché il nostro è rotto. Stupid. Lo sai che il nostro bagno è tipo semplicemente dall'altro lato del dormitorio, sì? Quindi alla fine anche questo bagno è nostro in realtà. Forse non lo vuole condividere con noi. It's all right. No, usate pure il bagno quanto vi pare. Shut up! Stai zitto, non ti ho chiesto il permesso di parlare. What? Ma si può sapere che problemi avete tutti quanti? No! Non vi ho mai fatto niente. What? You dare talk back to me now? Che fai, adesso osi anche rispondermi? That's it. You're gonna get it this time. Guarda che stavolta le prendi. Mm-hmm, that's right. Show him who's the boss here. Esatto, fagli vedere chi è il capo qui. It's a wrong decision you've made, given the circumstance that we've got you outnumbered. Hai preso una brutta decisione, visto che noi siamo più di te. No one is going to protect you this time. Nessuno ti proteggerà questa volta. I've been waiting for this moment ever since I saw your stupid face. Ed è quando ho visto la tua stupida faccia per la prima volta che ti voglio gonfiare di legnate. Mi dispiace. I'm sorry. Non so che ti ho fatto, ma... You're sorry won't do anything. Il fatto che ti dispiace non cambia nulla. You should know your place. Just because everyone treats you special doesn't mean they actually give a shit about you. Solo perché qualcuno ti tratta bene non vuol dire che tu sei importante per qualcuno, sai? Everything is just business here. È soltanto una questione di business qui per tutti. Everyone will pamper you at first. Make sure everything's going perfect. All'inizio tutti ti coccolano per assicurarsi che sia tutto perfetto. But the moment you screw up once, they'll forget all the good you ever did. Ma nel momento stesso in cui commetterai un errore, tutti quanti si dimenticheranno tutto ciò che hai fatto di buono fino a quel momento. What are you saying? Why are you even mad at me about that? Sì, ma di che stai parlando? Di cosa sei tanto arrabbiato? Che cosa c'entro io? Why should I tell you, huh? E perché dove dirtelo? It was stupid of me to join again this year, thinking the people here were capable of giving another chance. È stato stupido da parte mia pensare che fosse una buona idea tornare al campeggio, pensare che fossero tutti capaci di darmi una seconda chance. They all talk about teamwork and friendship. Yeah, right. Tutti a parlare di lavoro di squadra, di amicizia, certo. The only thing they're good at is ganging up on the wrong person without even knowing the truth. L'unica cosa che sanno fare è stare dal lato sbagliato senza neanche conoscere la verità. Taiga's words burned into my head. Something surely happened before with him. And everyone in Camp Buddy. Beh, le parole di Taiga sono parecchio precise. Mi sa che gli è successo qualcosa qui al Camp Buddy. I can feel that his hate isn't actually about me. Mi sa che non ce l'ha soltanto Could con me. Could it be that he possibly trusts me to understand him and see through his words? Forse in realtà vorrebbe che io vedessi al di là delle sue parole. Forse si fida di me What in qualche modo. What could possibly happen for Taiga to be so full of hate like this? Che gli sarà successo per essere così pieno d'odio? Look at him! He's not even paying attention to what you're saying, Taiga. Ma guardalo, Taiga, non ti ascolta neanche. He's really just the same as everyone else. They think our opinions are not even worth listening to. È come tutti gli altri, pensa che quello che diciamo non meriti di essere ascoltato. Huh, too scared to talk, eh? Troppa paura a parlare, eh? Maybe he's just thirsty, Taiga. Forse ha soltanto tanta sete, Taiga. Perfect timing. That toilet bowl over there appears to be loaded too. Forse sì, guarda come sono piene quelle toilette d'acqua però. It's lunchtime, Keitaro. È il momento di pranzare, Keitaro. No. What are you all doing? Oh, meno male è arrivato Goro proprio in questo momento. Che state facendo, ragazzi? Shit! Oh, cavolo. We were just playing around, sir. Stavamo soltanto bullizzando Keitaro, volevo dire giocando. It's true, sir. Taiga was just giving Keitaro a friendly embrace. Sì, era soltanto un abbraccio amichevole quello che Taiga stava dando a Keitaro. Tell him, Keitaro. Diglielo, Keitaro. Oh, wow, look at the time. Shall we embark to the mess hall? Oh, ma che ore sono? È meglio se andiamo alla mensa. Yeah, I'm famished. Sì, anch'io sto morendo di fame. See you later, Keitaro. Ci si vede, Keitaro. Ai, che situazioncina. So you're Keitaro Nagame. Am I right? Sei tu, Keitaro Nagame, no? Yes, sir. Sì, signore. Are you stirring up some trouble with those three? Stai avendo qualche problema con quei tre? No. Then why are you pretending to be friends with them? E allora perché stai fingendo che siano tuoi amici? They're my friends. Lo sono. Don't lie to me. Non mi mentire. How come you're calling them your friends?
despite what they've done to you. Come fai a chiamare gli amici se stavano per ficcarti la testa in un water? I'm sure they're good people. I just need to do my best to understand them so they can change for the better. Credo che sotto sotto siano delle brave persone. Magari devo semplicemente fare il mio meglio per riuscire a cambiarle un pochino. Big words, but your actions do not follow. Parli tanto, ma le tue azioni non seguono le parole. I know someone who's as stubborn as you. Ah, conosco un'altra persona cocciuta come te. There are just some things you can't change, boy. Devi arrenderti al fatto che alcune cose, bimbo, non si possono cambiare. Ma... Tell me exactly, why did you join this camp? Dimmi un po', perché ti sei unito al campeggio? Perché mi ci hanno invitato. Is my reason really that shallow? Davvero tutto qui? Why can't I say that to him? Perché non posso dirlo? Can't answer my question, I see. Non sai darmi una risposta, eh? If you have no real purpose why you're here, then this place must have really lost its meaning. Se non sai esattamente perché stai qui, forse questo posto ha perso la sua ragione d'esistere. Is this why I heard from Sir Goro that he could be forced to close the camp? È per questo che ho sentito Goro dire che voleva chiudere il campeggio. Or was he just angry at that time, that he said those things to Scoutmaster Yoshi? O forse ha detto quelle cose a Yoshi soltanto perché era molto arrabbiato. I should at least give him an answer to change his mind. Forse devo almeno provare a dargli una risposta decente. I want to make the greatest memories here with my friends. Io sono qui perché voglio farmi dei bellissimi ricordi con i miei nuovi amici. This camp was meant to create greater things, things that one will forever carry with him. Questo campeggio è stato creato per instillare qualcosa di grandioso nelle persone, qualcosa che uno si porterà dietro per sempre. It's more than just puny memories of friends that fleet by like nothing more than dust in the wind. Ho creato il campeggio per creare qualcosa in più di semplici ricordi con degli amici che un giorno non vedrai mai più. But... Ma... Stop! I've heard enough to know how well you understand the essence of this place. Ah, va bene, basta così, ho capito quanto non hai capito l'essenza di questo posto. Now go ahead. I don't want to see you getting in trouble with your so-called friends ever again. Ora vai, non voglio mai più vederti nei guai con i tuoi cosiddetti amici. Yes, sir. Sì, signore. Memories, huh? Ricordi, eh? Is that what you saw in him? È questo quello che hai visto in lui, Yoshinori? Non c'era scritto Yoshinori, ma immagino che fosse lui la persona a cui ha rivolto il pensiero. Non so che cosa mi abbia spaventato di più. La prospettiva di essere ficcato con la testa nel water oppure la conversazione con Goro. Comunque, a quanto ho capito, ci deve essere stato qualche guaio al campeggio tempo fa e... Boh, forse dovrei smettere di pensarci, tutti quanti mi aspettano in mensa ora. Forse è meglio che me lo tenga per me quello che è successo, non voglio far preoccupare tutti. Ma in realtà è meglio se lo dici, Keitaro, almeno ti aiutano. Dopotutto penso che Hiro e Yoichi non vedano l'ora di menare un pochino Taiga, ma avete detto di resistere, io resisterò. Keitaro! Oh, finalmente c'è Keitaro che voleva farsi una doccia ma non se l'è fatta. Scusate ragazzi. What took you so long? Che c'è? Cos'è che t'ha bloccato? Ti stavamo aspettando. Are you kidding me? Davvero? Veramente eri tu quello che non vedeva l'ora di ficcarsi nel cibo? Wolf boy? Sì, tuo uomo lupo. Keitaro? Ti sei riuscito a lavare, Keitaro? Mi sembra esausto. Are you okay? Mi sa che ha solo fame. Keitaro? Dai, Keitaro, ti abbiamo preso un po' di cibo anche a te. Grazie. Don't sweat it. Beh, sei fortunato che ci sia ancora un po' di cibo. Questo posto era strapieno fino a 5 minuti fa. I smell something fishy. C'è qualcosa che non va, vero, Keitaro? Che è successo? No, I mean... No, sto bene, ho solo fame. No, non mi stai... Non mi inganni, guarda. Actually... Che volevo cercare di scrivere qualcosina su tutto quello che è successo sul mio diario. Oh! Ah, e perché non l'hai detto prima? Let's do it! Su, ragazzi, aiutiamo Keitaro col suo diario. Isn't this exciting? Sì, che bella idea. Ma io l'ho lasciato nel dormitorio il diario. Ma non è vero, ce l'ho io qui. Ma perché tu giri col diario di Keitaro? Ma il mio diario da quando ce l'hai te, Hiro? Anything for you. Keitaro, quando si tratta di te io sono sempre preparato. Quindi stavate parlando di questo stupido taccuino? No, su via, non è vero che non ti interessa. È tutto il giorno che chiacchieri perché vuoi sapere se sei stato menzionato nel diario oppure no. Scommetto che hai già guardato per scoprirlo. Hey! Senti chi parla, sei tu quello che l'ha rubato a Keitaro. E comunque sia, scommetto che non ci sono in quello stupido diario. Don't worry. Veramente ho già parlato di te, Yoichi. Secondo me ci siamo un po' tutti in quel diario, vero Keitaro? Yeah, that's right. Sì, Natsumi, esatto. Really? Anch'io? Of course. Assolutamente, Hunter. That's my Keitaro. Sì, ma devo essere io quello di cui hai parlato di più, ovviamente. Sono il tuo migliore amico, no? Come on. Su, cominciamo a scrivere allora. Cosa dobbiamo scrivere oggi, Keitaro? Finora ho scritto del secondo giorno, di quando abbiamo preparato il viaggio. Oh. Ah, allora dobbiamo scrivere del primo viaggio fuori, no? Well... Qual è la parte che ti ricordi di più? I marshmallow, perché devo ancora fare la sbaldina con tutti prima di provarci con Taiga. Mi ricordo di quando abbiamo fatto gli s'mores davanti al fuoco. I'm awesome. È tutto grazie a me che avevo dei marshmallow in più rubati da poter arrostire. And there's more. Beh, anche l'idea di Hiro di aggiungere la cioccolata ai cracker
è stata molto buona. Yeah, sure. Sì, infatti, per una volta i marshmallow avevano avuto un buon sapore. Oh, really? Ah, sì, Yoichi, ti piace come cucino? Su, su, ora non ti inorgoglire troppo. Stavo parlando soltanto di marshmallow. Anyway. Vabbè, adesso che abbiamo ripensato tutti i momenti importanti per Keitaro, direi che possiamo anche scrivere. Il terzo giorno di campeggio era il momento di fare una gita fuori porta. Mi sono divertito tantissimo a fare delle foto nei boschi con tutti gli altri, anche se alla fine mi sono perso. Ho incontrato altri due scout di nome Seto e Felix, comunque. Poi ho scoperto che facevano parte del gruppo di Taiga e abbiamo avuto una piccola discussione. Non so perché Taiga ce l'ha tanto con me, ma so che non mi lascerà andare tanto facilmente. Poi mi sono riunito con tutti gli altri e siamo riusciti ad arrivare al campeggio giusto in tempo per vedere un bellissimo tramonto. È stato un giorno che ho condiviso con gli amici e che non dimenticherò mai. Quella notte ho aiutato Hunter a montare la tenda, ho aiutato Natsumi con il fuoco, ho mangiato un po' della buonissima cucina di Hiro e ho anche condiviso degli s'mores con Yoichi. Abbiamo fatto così tante cose e alla fine ero molto emozionato per il giorno che ci aspettava. Sfortunatamente sono stato un po' deluso perché siamo dovuti tornare indietro all'improvviso per via del fatto che era appena arrivato Goro, il fondatore del Camp Buddy. Ho sentito che parlava con Yoichi e litigavano su qualcosa successo l'anno scorso. Dopodiché ho conosciuto meglio Aiden e ho scoperto che lui è veramente un'ispirazione perché lavora duramente per pagarsi gli studi. Ah, e ovviamente quel giorno lì ho ricevuto anche questo diario dalla signora Yuri. Sono stati dei giorni piuttosto impegnati qui all'inizio del campeggio. Ho imparato tante cose, ho conosciuto tante persone, non vedo l'ora di scoprire che cosa altro mi aspetta. Ecco, non mi ero mai presa 3 secondi per leggerle queste pagine, adesso finalmente lo faremo perché insomma è l'ultima volta che giochiamo a Camp Buddy per fare una run perfetta, quindi cerchiamo di godercela al massimo. Che tristezza, è l'ultima volta dopo tutti questi anni. Vabbè, direi che per oggi ci siamo, eh? That was close. Beh, meno male che abbiamo finito prima che tutti quanti qui spegnessero le luci. Beh sì, siamo stati qui veramente tanto. Però è stato divertente, dai. Devo dire la verità, sono molto sorpreso di vedere che Yoichi è rimasto fino alla fine. Oh, senti, non farti idea sbagliata, non avevo nient'altro da fare tutto qui. Comunque sì, adesso che è tutto fatto, direi di poter andare a dormire, no? Tanto ormai abbiamo chiuso tutto. We should go now. Torniamo ai dormitori e riposiamo. Thank you so much. Grazie ancora per avermi aiutato a scrivere, ragazzi. Aww. Oh, figurati, Keitaro. I'm here for you. Sono qui per te qualunque cosa ti serva, ok? Ero molto grato di aver potuto spendere quella serata con tutti quanti. E anche se ero un pochino arrabbiato per quello che era successo con Goro e Taiga, alla fine ero fortunato ad avere degli amici che stavano al mio fianco e facevano il tifo per me. E aspetta di vedere chi farà il tifo per te tra poco. Vabbè. Ma direi che questa cosa la scopriremo nel prossimo episodio, che sarà piuttosto intenso, credo. E ho paura che tra qualche giorno arriveranno anche delle cose che non vogliamo vedere se non con l'aiuto di un psicologo di Minoy Triton. Ma detto questo, visto che Yoshi è appena tornato, io vi ringrazio tanto per essere stati con me fino a questo momento. Fatemi sapere cosa ne pensate di Taiga. Sì, è veramente una spina nel fianco. Grazie a tutti, alla prossima, con il magico mondo del Camp Buddy, di Yoshi, di Keitaro che scrive cose e di tutte le persone magiche che dobbiamo ancora incontrare. Ciao ciao! Postscriptum, di Taiga cosa ne pensate? Perché piace a tutti? Forse perché l'arco di redenzione che piace? Non lo so, piace il fatto che fosse cattivo poi diventa buono? Perché anche Yuichi era un po' cattivo poi diventa un po' meglio, ma non quanto... non lo so, ciao!